Il gioco è importante nell'educazione del cane? Studi psicologici sottolineano l'importanza del gioco per i cuccioli d'uomo. Infatti, giocando si impara, soprattutto il bambino può sperimentare l'ambiente che lo circonda, esplorarlo, acquisire nuove abilità. Dobbiamo anche ricordarci che la cultura, prima di diventare tale, viene giocata ed è qualcosa di ludico originariamente. Anche per il cucciolo di cane è fondamentale giocare, infatti giocando con i suoi conspecifici può imparare fino a dove può spingersi, fino a dove può fermarsi, le regole del comportamento canino. Inoltre, sia per l'uomo che per il cane è importante continuare a giocare anche da adulti e mantenere un po' uno stato di divertimento ludico anche una volta che si è adulti. E inoltre è importante che l'uomo possa giocare col cane, che il cane possa giocare con l'uomo e che si diverta davvero. Bisogna un po' variare, spaziare tra i giochi, non proporre sempre gli stessi, proprio per ricercare questo divertimento nella relazione, sia per il bambino che per il cucciolo di cane. È importante anche che il partner umano o che il genitore, l'adulto, comunichi al bambino o al cane quando il gioco è finito. Un bel gioco dura poco, quindi si può proprio dare un segnale finito e poi girarsi, ignorarlo, e ovviamente non bisogna farsi corrompere perché continuerebbe a giocare, però appunto sta a noi decidere quando un gioco finisce e quanto dura. Qui di lato vi lascio altri due tutorial dove rispondo alle vostre domande. Vi ricordo che per farmi di nuove non vi basta che iscrivervi alla nostra community www.bauboys.tv e non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale. Ciao Bauboys, ci vediamo al prossimo clip.